Sono Laura Quintavalle, personal chef di Cook. Oggi faremo assieme il polpo marinato nella salsa di pomodoro, un saporito antipasto da gustare freddo. La ricetta è molto semplice, ecco gli ingredienti. Vi consiglio di acquistare il polpo congelato perché sono più teneri rispetto a quelli freschi. Facciamo soffriggere l'aglio tagliato a pezzettini in qualche cucchiaio d'olio. Se non vi piace troppo il suo sapore, potete soffriggerlo intero e poi eliminarlo. Quando l'aglio sarà diventato marroncino, aggiungiamo la salsa di pomodoro e facciamo cuocere per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti spegniamo il fuoco e aggiungiamo 2 cucchiai di aceto. Mescoliamo bene e poi aggiungiamo un cucchiaino di sale e lasciamo raffreddare. Prepariamo il polpo. Togliamo le viscere e il becco posto alla base della testa. Sciacquiamolo sotto l'acqua corrente e immergiamolo 3-4 volte nell'acqua bollente per fargli arricciare le estremità. Poi aggiungiamo una cipolla e cuociamo per 40 minuti. A fine cottura spegniamo il fuoco e lasciamolo raffreddare dentro nell'acqua. Tagliamo il polpo a cubetti facendo attenzione a lasciare intere le estremità dei tentacoli. Dopodiché mettiamo tutto quanto nella salsa di pomodoro a marinare e lasciamo in frigorifero anche un giorno prima o per almeno 3-4 ore. Al momento di servire aggiungiamo del prezzemolo fresco tritato grossolanamente. Vi è piaciuta questa ricetta? Allora iscrivetevi al mio canale YouTube. Arrivederci alla prossima lezione di cucina!